Ciao a tutti, benvenuti su Voraction Sport. Oggi casa Cannondale, modello Emeralds, la Synapse, ultima release, in questo caso iMod, con tubazioni e carbonio in alto modulo. Andiamo a vedere nello specifico. Questa bicicletta, carbonio in alto modulo, come abbiamo detto, già disponibile sul catalogo di Cannondale, sarà presente nel catalogo 2018 solo nella versione con l'impianto frenante a disco. Allora, andiamo a vedere quelle che sono le peculiarità principali. La forcella, la vedete, completamente asimmetrica. I due foderi, il sinistro e il destro, sono diversi l'uno dall'altro. Il destro, quello senza disco, è più sottile nella parte bassa, man mano che si sposta verso l'alto si spancia leggermente e lascia nella curva un'ampia luce per far sì che si possano montare pneumatici anche di grosse dimensioni. Qua si arriva, se non ricordo male, fino a un diametro di 32. Mentre il fodero destro, quello che tiene il supporto della pinza del freno disco, è più grosso, più voluminoso nei suoi volumi. La forcella, così come per il carro posteriore, permette di montare quelli che sono i supporti per il parafango, assolutamente, perché questa bicicletta è un'interpretazione anche per quanto riguarda l'endurance, il turismo, le lunghe distanze, le vacanze in bicicletta. La concezione di Cannondale è anche in base a questo. Si prosegue verso l'alto e vediamo la tubazione dello sterzo, che è leggermente svasata nella parte centrale, più alta rispetto a quelli che sono i progetti superleggeri o comunque diciamo tradizionali, per fare un paragone, più alta rispetto al Super Six, per poi proseguire verso la parte centrale della bicicletta, o meglio fermiamoci in questa zona dove c'è la placchetta di supporto alle guaine. Questa può essere cambiata in base alle esigenze, in caso che si monti un cambio meccanico come in questo caso il Durace, oppure un cambio elettronico con il filo, oppure senza in caso dello SRAM ITAP, dove viene chiusa completamente, e in base a quelle che sono appunto le esigenze dell'allestimento e dell'utilizzatore finale. Passiamo al carro posteriore. La bicicletta mantiene un design abbastanza slooping, con i due foderi, quelli obliqui e quelli orizzontali, che sono un continuo cambiamento di forme, sottili, leggermente schiacciate, tonde, con alcune nervature. Questo per far sì che la bicicletta, senza perdere di prestazione e di rigidità, compatibilmente con quella che è la categoria inserita nel mercato di questa bicicletta, riesca anche a dare un forte smorzamento delle vibrazioni che arrivano dal basso e si spostano verso l'alto. È assente il collarino, la prolunga, diciamo, chiamiamola classica delle biciclette, che in questo caso mantiene un andamento dritto, quindi senza collarino verso l'alto, con il reggisella dal diametro di 25,4 mm, piuttosto flessibile. Anche questo fa parte di quello che è il Safe System, una sorta di complemento che aumenta il potere di comodità, aumenta il comfort totale della bicicletta e anche la stabilità. Si prosegue nella parte centrale, la tubazione è tonda nella parte alta, in questa porzione dove c'è una sorta di nervatura è presente anche la vita brugola per il serraggio della sella. La tubazione qua è tonda, man mano che si sposta verso il basso si schiaccia, si allarga leggermente, e in questa versione iMod alto modulo l'inserzione nella scatola del movimento centrale si sdoppia, quindi la tubazione diventa doppia con un foro centrale, come potete vedere dalla parte frontale dell'immagine. Cambia totalmente rispetto alla versione precedente, perché la versione precedente aveva questo disegno sia nelle versioni in alto modulo che in quella a modulo standard. In questo caso l'alto modulo mantiene questo disegno, mentre il modulo standard è pieno, quindi non ha il foro centrale. Scatola di movimento BB30, un classico per quanto riguarda Cannondale, e con questo montaggio viene inclusa anche la pedivella, la Hologram SI. Le ruote, facciamo un focus veloce su quelle che sono le ruote. Full carbon, cerchio a profilo medio, Hologram, quindi marchio controllato da Cannondale,
bella ruota, molto, molto scorrevole, molto equilibrata, stabile anche alle alte velocità. Questo sicuramente è un dettaglio che arriva e viene percepito anche per merito delle gomme. La Synapse, come sempre, come succede fin dai primi tempi in cui le categorie Endurance delle biciclette sono inserite nel mercato, è un po' secondo noi l'esempio questa, appunto, della categoria Endurance. Biciclette tendenzialmente rivolte alla comodità, alle lunghe distanze, dove non diciamo eccellono in quelle che sono le prestazioni massime, quindi la reattività, la rigidità, ma tendono comunque a essere versatili e ad assecondare il pilota, l'utente. In questo caso la bicicletta può avere anche una doppia anima, comoda assolutamente, può essere gratificante e utilizzata con profitto su percorsi tipo strade bianche o comunque scommesse leggeri, ma anche su strada, magari con un allestimento leggermente più aggressivo. Ci riferiamo per esempio alle gomme. Con una gomma da 25 la bicicletta acquisisce un pelo più di reattività magari alle sollecitazioni più importanti. Rimane sempre comunque una bicicletta comoda. Ciao e buona pedalata.